Bastardi, oggi siamo qui per fare il Barry Queen. Oggi facciamo il Barry Queen by Valkyria. Quindi ragazzi, Barry Queen by Valkyria. Ecco qua, bastardi. Mora, liquirizia con una punta di liquirizia e ice. Madonna, questo è bruttissimo. E ice, questo iceeggia. No, ragazzi, cioè, no, aspetta. Al naso, aspetta. All'olfatto è veramente una roba improponibile. Sa di... No, acetone, sembra... Il mosto è andato male, non so. Buon tofu, recurve. Recurve con quel complezza. No, adesso mi è arrivata un po'... Aspetta un po'. Quel complezza in acciaio questa, di Waffom Coil. 024. No, sa di vernice. Mi sa di vernice. Di vernice? È vero, all'olfatto sa di vernice. Sa di nell'aria vernice, si davvero. Sente la mora, comunque. Nell'aria la mora si sente. Sa di vernice. Sa di diluente. Ma no, dai, sì. c'è la mora. Sa di... C'è la mora, allora, si sente. All'olfatto, in aspirazione sentite. No, che... Questa vabbè. Mora. Al naso, La liquirizia e l'ice. Devo dire che il recurve... L'ice lo smorza un pochettino. In fiera lo percepivo molto di più. Intanto c'è il piccolo Thor che è Boromir che abbaia. Cosa dobbiamo fare? Sul recurve esalta un pochettino di più la nota di liquirizia piuttosto che quella di mora. Sembra una di quelle caramelle nere gommose. Infatti anche l'odore della boccetta a me ricorda le morositas. È freschissimo, per me è veramente tanto ghiacciato, no freschissimo, ghiacciato, mi sta ghiacciando la gola. Però in aspirazione per me sa di vernice. Dopo sento la liquirizia. Oh, me l'aspettavo diverso sinceramente. È l'atomizzatore. A me, allora in aspirazione sento vernice e poi dopo liquirizia. Io nel tank, che mi piace. Nel classico tank a testino in fiera sentivo proprio la parte di mora col ghiaccio, quindi sembrava appunto una mora tirata fuori dal frigorifero, dal congelatore. Sì, no. Dal congelatore. Io sinceramente non me lo ricordo, però ha svapato comunque su un dripper, che sia quello che volete, però adesso in questo caso un recovery. Comunque sentire sinceramente, io sento proprio l'odore della vernice e poi finita la di buttare fuori il vapore, sento liquirizia. E che il Recurve dovrebbe essere comunque un automatizzatore che rende molto di più sui frontali. Sì. Ho alzato un pochino i watt, prova. Sì, un po' migliorato. Però c'è sto ice che per quanto riguarda è troppo ghiacciato. Per me è veramente troppo ghiacciato. Adesso mi è un po' migliorato, mi sa, mi viene su un po' filo di mora. Di mora, mi viene su la mora e... Un tiro la mora viene su, ma ho alzato di 5 watt. E alla fine la liquirizia. Un pochettino più fruttato così. Per il liquido che è, quindi è compreso l'ice eccetera, gli do un 6,5 perché... Questo ice mi dà veramente tanto fastidio. Se ci fosse stato meno ice, probabilmente gli avrei dato 7,5. Pensavo meglio, sinceramente. Io l'avevo provato in fiera e non è che mi fosse piaciuto poi tantissimo. Perché comunque io i freschi così mi ammazzano gli aromi e... Ma questo qua è veramente tanto ghiacciato, Stefanello? Allora, provato, qua sopra non rende, non gli dà giustizia. E in fiera mi era piaciuto perché appunto sentivo questa bella parte di mora, il frutto della mora proprio. Sì, appunto, che un po' c'è anche qui, Col ghiaccio, qui si sente più la parte di liquirizia. Sì. Qua gli do un 6. In fiera, su un classico TF a testine, un 8 se l'è preso tutto. Comunque sia, magari in una live lo proviamo, magari con altri atomizzatori, magari in live, e vi sapremo dire qualcosa. Quindi signore, questa è la nostra opinione sul Barry Queen by Valkyria. Se l'avete provato, diceci qualcosa. Se non l'avete provato, provatelo. Tutte le cose, iscrivetevi, seguiteci, recensiteci, petizione, firmate la petizione se non siete dei bastardi. Quindi ci vediamo al prossimo video con l'ultima sfata del bisello. Va bene, ciao.